Ragazzi, ci torniamo a giocare una Trick Room, un Trick Room Team con Indeedee Armarouge, ovviamente, come combo, come coppia, con Vitor Solelmo, Life Orb, insomma, i classici che abbiamo conosciuto dalla Serie 1 fino ad oggi, con Torkoal, Choice Specs, con Eruption, Pallaclima, Lava Sbuffo e Geoforza. Poi Gallade, Terra, Erba, che ormai in un Trick Room Team ci sta benissimo, con Clear Amulet, Psicotaio, Bodyguard, Trick Room, Spada Solenne, va bene, Ursa Luna, non il Blood Moon ma il fisico, vecchio stampo, quindi con la Flame Orb, facciata, ma abbiamo Danza Spada per boostarci ulteriormente, più Ogerpon Roccia, che nei Trick Room Team ci sta benissimo, perché oltre ad avere le mosse roccia e le mosse erba, abbiamo anche vigore, oltre al follow me, quindi possiamo tranquillamente reggere anche due colpi, settare Trick Room e poi avere il free switch. Come al solito io ringrazio gli amici di Pokémon Elite VGC che mi hanno passato questo Trick Room Team, trovate il link in descrizione della loro pagina Instagram, insomma tutte le varie cose, seguiteli benissimo. Detto ciò, due match, vediamo come vanno, come al solito, poi trarremo le somme. Allora, Boltrilla, Urshifu, Metagross. Che pizza, che pizza. Perché lui c'ha due fake out, io se parto con Ogerpon mi fa fake out, comunque parte dopo il follow me. Cioè parte prima fake out e follow me. Io devo partire comunque con Indeedee e poi vediamo. Però io arma devo portare. Arma lo devo portare. E ci portiamo. Chi ci portiamo? La Ursa. Io raga non sono un giocatore da Trick Room. Non è un tipo di gioco che a me piace. Ci proviamo, ci proviamo. Per l'amor di Dio, per il content si fa anche questo. Quindi spolliciate, iscrivetevi, condividete se volete, ma per supportare, anche perché oggi è molto molto difficile. Molto molto difficile. Io spero che Indeedee sia più lento di Rillaboom. Questa è già una buona cosa. Allora, follow me. Comunque lui è un pazzo che parte con Rillaboom davanti, pazzo, che di solito se l'avversario ha Indeedee, che come noi in questo caso la maggior parte delle volte si porta, tu Rillaboom lo devi portare dietro. Tanto Urshifu prende una pecetta di Bitorzolo e Indeedee prende una pecetta da U-turn. A noi se ci dà il free switch non è male, prego. Fermi. Buonissimo. Buonissimo. Mo' entriamo un po'. Quindi, vabbè, lui ripete, ce li fa vedere tutti e quattro. Non penso che adesso entri con Urshifu. Pazzo. Va bene. Io entro con... Entra con arma rouge, va. Entra con arma, spaccamo tutto. Allora, Terra e Psycat su Urshifu. Terra erba, così non morimo. Lui se ci dovesse killare arma rouge per qualsiasi motivo, comunque abbiamo Ursa dietro sotto distorto zona.
corazza canone su Metagross che o va via, o Tera, o che cazzo, non ne so. Dietro c'ha Rillaboom, di quelli che abbiamo visto, quindi comunque corazza canone va bene. Psycat, anche se lui non ci toglie il campo, quindi se lui non Tera Urshifu penso che sciopa, ma anche se Tera Urshifu penso che scoppia, perché tra Affilama, Stab, campo psico, bene o male siamo lì. O Metagross Tera Acqua. Va bene. Vabbè, turno dopo si spara un expanding. Il nostro avversario non sa come funziona il campo psico. Questa è una buona cosa, attenzione. Possiamo crit inutile, cioè super efficace, stab sotto campo, affilama, robe varie e quindi il problema è che noi ci andiamo a droppare, questo serve invece, questo crit è utilissimo, noi ci droppiamo le nostre difese, boh, vediamo se lui fa stomping, privazione, ciao Armarush, ciao Arma, è stato un piacere. Allora, dentro Ursa, dimmi che gli si attiva subito. Non mi ricordo. No. Erilla. Giustamente. Allora, Metagross potrebbe non essere un problema. E lui però può fare fake out. Io posso proteggere. Posso proteggere. Lui che fa fake out e tira la botta. Allora, secondo me noi dovremmo reggere coso. Secondo me noi dovremmo reggere Rillaboom con Ursa Luna. Chi è? Amo. Peccato. No, se fai mazzo legno, no che non lo reggo. Io pensavo faceva coso. Crit. Crittiamo tutti oggi. Però Rillaboom dovrebbe venire giù. Ok. E adesso c'è Metagross. Avrà Protect Metagross? Perché allora se io faccio. Allora, se io targhetto Metagross. Poi ce la giochiamo contro Among Us. A me fa. Quanti turni? Allora, tanto lui farà Pollen Puff. Lui farà Pollen Puff, su questo penso che non ci piova. Se non lo fa è un pazzo. Se non lo fa è un pazzo. Cioè, lui farà Pollen Puff su Metagross. Io non ho parole. E mo? Non ho protect. Perché non ho protect? E mo che famo? Niente, se perde malissimo. Zio Pera. Vabbè, tanto lui fa pugno scarica, cazzo, però si chiama. Mannaggia la miseria.
Succede, succede. Flutter in Cirillaboom, che palle. Raging Bolt, Pao, Urshifu. Però fa Indeedee, Armarouge. Tanto quelle sono le lint. Indeedee Arma. Se può pure porta Torkoal, eh. La porta Ursa, ma che cazzo, ce ne frega a noi. Allora, sicuramente lo sto giocando non male, peggio. Però raga, perdonatemi, ma io con Trick Room non... Cioè, se io ho un team normale, nel senso un control team, un hyper offensive, che a me piacciono tantissimo, e dove riesco anche a giocarci bene, con Trick Room dentro, allora me la posso gestire. Full Trick Room, raga, io non ci riesco minimamente. Allora, vedi, perché io mi faccio, no, tanti problemi. A lui come parte, lui di qua, lui di là. Invece lui gliene frega una sega. Benissimo. Allora, Follow me. Lui toglierà ovviamente, penso, Flutter. Penso che tolga Flutter. E toglierà Flutter. Ah no, devo fare Trick Room. Fermi. Mi famo cazzate. U-turn, Vitorsolo. Stiamo veramente da capo a 12 come prima. Lui Shadow Ball non la può fare. Moonblast non so quanto gli convenga, però forse Moonblast li fa 90 PS. C'è un palo. No ragazzi, no, aiuto. Pietà. Cazzarola. Era giusto allora, grazie al nome. Era giustissimo. Allora, follow me. Ari, follow me. Tanto scusa, Pao che cosa fa? Voglio provare a fare sta cosa, che forse potrebbe non avere senso. Infatti non ha senso. Ma è normale che è paralizzato. Sì, però raga, che cancro così. Santa Madonna. Cioè io vorrei capire come stracazzarola si fa. Sì, no, mi sono sbagliato. Pensavo che era quell'altro. Sconto frontale. Dove lo famo? Sconto frontale. Io devo riuscire a mettere sta cazzo di distotto zona. Maremma latra. Sì, però porca di quella, porca miseria. Cioè, Fluttermane con Trick Room, Fluttermane con Thunder Wave di merda. Mamma mia. Io mi dovevo sbagliare turno 1 e fare corazza cannone. Proprio a casissimo. Io devo fare. Devo tirare Ursa, perché altrimenti. Io una Sky a gelo nel muso, che potrebbe missare, ma lui ovviamente non missa, mentre Arma rimane parrato. Va bene. Tanto mo ci fa flinciare. No,
Strano ma vero. Oh, vai a cagare, eh? Pokémon di merda. Vai a cagare. Riusciva a mettere Trick Room arma? Per favore? Grazie. Adesso. Adesso è un macello. Adesso è brutta, eh. Chi è? Giusto. Ti prego, dimmi che ci ho acchiappato. Ti supplico. Ti supplico. Non penso, però. Ti prego. Ma vaffa. Mannaggia. Che schifo. Tanto mo lui fa grassi glide su Ursaluna. Ciao Ursa. Corazza cannone su Rillaboom che non lo shotta. Cioè, giocata proprio basilare. Poi scaglia gelo su coso che però non so quanto. Sucker Punch! Che incredibilmente reggiamo. Giusto, siamo live fort, quindi moriamo malissimo. Bene. Era importante. Mamma mia, che schifo. Cioè, che schifo tutto. Non è solo il discorso cioè, non è. Lui non ha atterrato, vero? Tanto cambia una fava. Però. Siamo ancora sotto sta maledettissima distorto zona? Sì. Vabbè, ma tanto lui fa Sucker Punch. E GG. E CG. Anche se non so se quanto ci fa, eh. Io non so nemmeno i danni. Ok, morimo malissimo. Però, no. Bene. Stavo dicendo, però, se noi killiamo Urshifu, turno dopo magari col grassi ci recuperiamo per reggere Sucker Punch invece. Invece Nine, benissimo. E no. No. No, non è andata, non, no. Io raga, io con Trick Room faccio una fatica enorme perché allora c'hai le giocate, secondo me, poi per carità sbaglierò, però secondo me Trick Room hai le giocate forzate. Cioè, tu uno devi mettere distorto zona. Per mettere distorto zona devi intanto perdere un turno per metterla. Follow me, fake out, quello che sia, per poterla mettere. E cioè, però poi non lo so, raga, io con Trick Room non ci riesco. Infatti sul canale poi l'abbiamo portata poche volte.
perché davvero io faccio una fatica enorme a giocare Trick Room, si fa una fatica enorme, specie poi in un momento del metagame dove ci stanno tante mosse prioritarie, ci stanno più, cioè il discorso di Rillaboom che comunque ti cambia, che apparentemente sta ovunque, ti cambia il campo, quindi manca di, sai, metto il campo psico così almeno. No, perché poi tanto ce l'hanno tutti. Tante mosse prioritarie che ti danno noia, insomma, è un po' un macello, è un po' un casino. Infatti io non so come Soto riesca a giocare ancora Trick Room e a farci anche il risultato, anche se per un periodo, e quello dimostra, per un periodo non l'ha fatto il risultato, ha fatto davvero malissimo, e lui è uno che ha giocato sempre Trick Room, full Trick Room. Quindi anche quello dimostra che un po' è un momento per Trick Room non proprio eccellente, non proprio eccellente. Però vabbè, ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima a questo punto. Bacioni a tutti, ciao.